Buonasera, benvenuti a Calcissimo. È il caso della settimana. Noi ci torneremo abbastanza pacatamente anche per avere una versione sponda Napoli per quanto concerne Acerbi Juan Jesus, ma poi parleremo di mercato perché ci sono diversi casi che infiammano da Sirkse poi alla Juve con la questione allenatore, l'Inter, anche perché Lautaro sono passato un po' in sordina sotto traccia delle dichiarazioni contro Costa Curta. Ne parleremo anche qua in studio fino ad arrivare al Milan. Partiamo da Acerbi Juan Jesus con un punto di importante per il mondo Inter, demoni. Buonasera, buonasera a tutti. Cosa stai Bento, facendo? niente, in questo momento niente. Non mi stai disturbando col No, no, mouse? no, non sto facendo niente di tutto ciò. Oh, sono veramente contento che oggi Perché? finalmente cambiamo tema. Cioè? Cioè, ah no, si parla ancora di Acerbi, va bene, parliamo di Acerbi. Ne hai parlato anche oggi all'alta quota, ti ho Ma in realtà, sentito. allora, ne ho parlato, devo essere sincero, ma se devo dirti la mia, dopo tante parole e secondo me molte fuori luogo, si è arrivato il momento del silenzio, cioè nel senso basta, ormai la decisione è presa, può piacere, può non piacere. Credo sinceramente che dimostrazioni di per sé, di per cosa, per esempio, tu scrivi Napoli insorge, posso capire che non ci sia accordo, ma io ho una mia teoria molto chiara, che Adesso dopo ce la dici? spiegherò. E poi ragazzi, mi piacerebbe anche tornare a parlare un po' più di. Fortunatamente a breve si torna a giocare. Di campo Ma giocato, dai. sì, ragazzi, di altre cose. Cioè, a prescindere, perché in realtà si è parlato tanto e che piaccia o no, quello che si sono detti lo sanno solo loro due. Cioè, Che questa è poi è la il motivo verità. per cui Cioè, questa è la fondamentalmente. verità, che vi piaccia o no, quello che si sono detti lo sanno solo loro due. Punto. Chi ci aiuterà a sviscerare queste tematiche e tante altre? La nostra Manuela Iaquinta, ciao Manu! Buonasera Gianluca, buonasera a tutti gli amici da casa. Sì, aiuto fino a un certo punto, Ma comunque no. dirò la mia, senza ombra di dubbio, quindi iniziamo a parlare appunto di Acerbi, del caso Acerbi. È stato assolto, ma ora Napoli insorge per l'appunto. Condivido un po' l'opinione di De Boni, ma appunto ne parliamo con voi anche, quindi interagite fin da subito al 347-841-5096, il numero di WhatsApp, ormai lo dovrebbero già sapere a Speriamo, memoria. se no sarebbe un bel problema, se lo No, sapessi. no, beh, se no ovviamente è una delusione per noi di Calcissimo, ma no, ovviamente ve lo ricordiamo ogni sera, ogni mercoledì sera, perlomeno io. E ricordo anche che siamo in streaming sul canale di YouTube Fulvio Colovati Official. Quindi mi raccomando, anche lì c'è la chat dal vivo dove quei messaggi appunto li leggerà, se, come sempre, Gianluca Sì, Drammis. vediamo, Il vediamo se Drammis leggo, vediamo se leggo. nazionale, eh Allora, chi? Ci sono due persone delle quali non ne sentivamo l'esigenza, ma sì. sono No. tornate a trovarci e uno è Baldi! Ciao Baldi! Buonasera, Ma io sono venuto per la comunione. no, io resto solo per la prima parte, quella dove si parla di Acerbi, perché poi so che c'è un confronto Dirk Vlahovic che è al limite Scusa, della cosa hai detto in italiano? C'è un confronto tra Zirkzee e Vlahovic ed è al limite della blasfemia. E siccome io sono una persona molto cattolica e siamo nella settimana Sì, perché domani è pasquale, giovedì. esatto, e siccome siamo nella settimana pasquale, io vorrei parlare solo di Dov'è campo, Pasquale? di calcio. Ah no, pensavo ci fosse Ma Pasquale. stasera come sta Mamma parlando? mia. Sembra un po' sai quei bambini molto bravi a scuola, Ragazzi, è di nella. No, è A me piace vero. di più quando è un per È te. Ma nella perché sono settimana. stato redarguito? Mi Da hanno chi? detto che non devo utilizzare termini volgari tipo cazzo, vaffanculo, No, merda. basta così. E io posso dirti la verità, quindi mi è piaciuto molto lì, molto di più questo Sì. incipit secondo. Detto Sì. prima, a proposito di persone che non dicono parolacce, ma cos'è che c'è in tasca, Chantelle? Sembrano i fonzi, Sì, c'è sinceramente, i da qua. fazzolettini, sono raffreddato. Oh, ciao, ah, col Sì, raffreddore tu però. vieni a lavorare lo Però, stesso? allora, Io sì. Sei stoico. scusami. Adesso tira fuori i fazzolettini, perché tutti di solito hanno il pacchetto di fazzolettini. Tira fuori. Ah no, Piccolino, vero? io c'ho Quello qualcosa di diverso. gigante? Sei andata a Senza comprare la. fare No, pubblicità. è andata a Sai, infatti le ho comprare. È girate. andata a comprarle alla metro, sai che vendono solo le cose. Senza fare Ma chi pubblicità. se ne frega? Perfetto. Solo le cose all'ingrosso, lui è andato direttamente là a Cioè, comprarle. in realtà sono quelle che pulisci il culo dei bambini. No! Sì, ma perché io ho il Sono naso più morbido soffici. come il culetto di un Oh, è bambino. arrivato il primo messaggio importante. Ieri ci si è mancato molto Dramis, l'attuata soporifero. Vabbè, non è che Non è vero, ieri sera l'attuale è stato Sì. molto bravo, Sì. professionale, per niente milanista e ho fatto io la figura del Voto milanista. 3. Quindi è stato bravissimo. Leggeva solo i messaggi che voleva. Sì, vabbè, non può Ma non prendere è lo voto vero, è stato attuale. bravissimo ieri Comunque, sera ragazzi, vi l'attuale. do una notizia a voi a casa che dite che leggiamo solo i messaggi che I vogliamo. messaggi. Sì, è così. Sì, Cioè, nel senso, è normale che cioè, se. noi, Cioè, non è che si non è leggono tutti i vero. messaggi a prescindere. No, no, ma è Beh, verissimo. facciamo una Cioè, cernita, è ovviamente. molto evidente che se voi scrivete messaggi dove non tanto insultate noi, che a noi può anche farci A me piacere, piace ma tantissimo. se insultate qualcun altro di A cui state caso. parlando a.
è ovvio che non li leggiamo, cioè decidiamo noi cosa leggere, è normale che sia così. Però di solito leggiamo quelli dove ci racconto sì, anche... però per par condicio comunque li leggo abbastanza, diciamo, sia positivi che negativi su un determinato ma argomento. Voglio dare addirittura anche un altro scoop clamoroso, succede anche nelle altre trasmissioni. Ah beh, però non ditelo, si è collegato uno che si chiama Giuseppe Mirotta. Appena ho letto Mirotta ho letto Miretti, ho detto levati da sta trasmissione Mirotta. Allora io devo partire da De Boni, però. Per forza. E per forza devo dai, 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 in sei. Realtà volevo fare anche vedere sentiamo. Un po', è uscita fuori questa nota e vorrei partire dalla nota di Juan Jesus che si è affidato al sito, al profilo del Napoli, e volevo leggere un paio di parole. Ho letto più volte con grande rammarico la decisione con cui il giudice sportivo ha ritenuto non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti. Sono sinceramente avvilito dall'esito di una vicenda grave che ho avuto l'unico torto di aver gestito da signore, evitando di interrompere un'importante partita con tutti i disagi del caso. Probabilmente dopo questa decisione chi si troverà nella mia situazione agirà in modo ben diverso per tutelarsi. Non mi sento in alcun modo tutelato, non capisco davvero in che modo la frase vai via nero se solo un negro possa essere certamente offensiva ma non discriminatoria. Ma dov'è che l'ha letto? Allora lui ribadisce la sua versione. No, io l'unica cosa... prima che parli De Boni mi rileggi il secondo paragrafo per favore. Sì, quello rileggimi lì... il secondo sono avvenuto rileggimi il secondo paragrafo. Sono sinceramente avvenuto dall'esito di una vicenda. No, quello dove dice sono un nero, no, no, nero sono sei solo un negro. No, no, secondo paragrafo dice sono allora, un signore. No, sono il secondo paragrafo dice sono un signore. Ah. Secondo te Juan Jesus dice sono un signore, quello gliel'ha scritto palesemente De Laurentiis. No. Sì, gliel'ha scritto lui perché Juan Jesus secondo me non dice sono un signore. Ma... quello è De Laurentiis che da ieri sta facendo giustamente la sua campagna e ti dico di più. Ma... ieri, scusa, oggi Tommaso Bianchini che è il team, il responsabile chief officer del marketing del Napoli, che è una persona splendida, che è un bravissimo comunicatore, che è un forse il miglior addetto marketing d'Italia, sì, ha fatto una dichiarazione sulle magliette no to racism del Napoli, sono ecco, d'accordo con lui, però la frase, quella di Juan Jesus, sono un signore, è una De Laurentiisata palese. Questa invece ti piace come ti ho messo il sottopancia? Ti piace il disturbatore? Sì, sì, perché volevo far chiedere a De Boni, ma tu non sei. Non mi hai soltanto l'incipit, almeno De Boni si scalda. No, ma De Boni non ha bisogno di scaldarsi. È già scaldato di suo, diciamo. Questa situazione sempre è stata. Allora, vai. Partendo dal presupposto che a nessuno frega nulla del razzismo, nel senso che questo è quello che mi è parso di capire dall'ultima querela che è successa, a me sembra evidente solo una cosa. Voglio fare un esempio molto, molto semplice. I tifosi dell'Inter che adesso difendono a spada tratta Acerbi sono gli stessi che accusavano a pie pari i tifosi della Juventus nel caso Lukaku, sì, chiamandosi scandalizzati. Verissimo. I tifosi di altre squadre che dicevano che, ai tempi, che giustificavano quello che era successo alla Juventus Stadium dicendo che Lukaku era un provocatore, in questo momento attaccano come se non ci fosse un domani Acerbi. Ergo, è palese e evidente che qua si guardi solo il colore della maglietta e non gliene freghi a nulla e a nessuno del caso razzismo. E questa cosa mi fa abbastanza... Adesso che qualcuno interessi proprio davvero. Infatti io sto dicendo, a me questa roba fa abbastanza schifo. Cioè, nel senso, personalmente se dobbiamo parlare di razzismo, parliamo di razzismo. Io credo che il problema della decisione presa dal giudice sportivo, che in realtà poi non è il giudice sportivo ma è il Consiglio federale, no, insomma. Esatto, poi si è gestito, però, no, secondo me è molto semplice. Dal punto di vista tecnico è corretto, secondo me. È difficile poter incolpare qualcuno con totale assenza di prove. Eticamente, e qui però entriamo in un altro campo, eticamente la ritengo una cosa che sinceramente è molto rivedibile, perché è chiaro che eticamente questa cosa non va bene. L'unica cosa che io non ho niente da dire a Juan Jesus, che se pensa, e lui continua a ribadirlo, e non vedo perché debba dire una bugia, se lui pensa di essere stato offeso dal punto di vista razziale, non ho idea di come ci si possa sentire e non ho idea di come debba reagire, quindi no, lungi da me voler dire qualsiasi non cosa. Dice, non dico una cosa ovvia e scontata, no, no, ma quello che provo sulla mia pelle, quindi ti non dico... voglio dire niente, quindi lui sarà libero di fare come vuole. L'unica cosa che gli dico è che quando lui dice la frase io ho sentito questa frase, quindi non è discriminatoria ma è solo offensiva, questa però l'ha letta solo lui sta parte qua nel comunicato. Cioè questa cosa qua sinceramente non si è letta da nessuna parte, non c'è scritto quello. E aggiungo, siccome il Napoli ieri, e lì avrei molto più da ridire, il Napoli ieri ha fatto un comunicato stampa nella quale ha detto allora vogliamo far credere che il colpevole sia Juan Jesus, anche qui deduzione tutta loro, non c'è scritto da nessuna parte. Se Acerbi non viene squalificato per mancanza di prove,
non è perché il fatto non sussiste. Ergo, se Acerbi non viene squalificato per questo motivo, non significa che Juan Jesus abbia mentito e non significa che Juan Jesus debba essere squalificato. Però anche Andre, perché, scusa, il discorso... Ma il discorso... Io parlo, ragazzi, dal punto di vista dei comunicati stampa, perché fermiamoci a questo, il Napoli risponde a un comunicato, alla lettura del giudizio del giudice, cioè, sportivo. E dire sì, che quindi viene fatto passare Juan Jesus per colpevole è una follia, non è vero. Però te lo dico io, no, ma siccome no, ma tu... Andre, sei un interista realista e io ti apprezzo per questo, perché sei una persona molto logica e lo apprezzo per questo. Però se uno apre quella fogna che sono i social, adesso sembra che Juan Jesus sia un bugiardo, una persona che si è inventato tutto, uno che si è creato su di sé il fatto che Acerbi gli abbia detto nero e che quindi l'abbia... Ma tu stai entrando nel mondo, scusami, tu stai entrando nel mondo. Ma non solo dei social, perché lo diranno i nostri colleghi, cioè gli uffici stampa dell'Inter che vanno nelle trasmissioni, che non sei te, che vanno nelle trasmissioni a dire che Juan Jesus non si è inventato tutto. Ma Dario, però Acerbi è santo, Dario, e bisogna dire, sai perché succede questo? Sai perché succede perché questo? Perché sono succubi degli uffici stampa. Sono succubi degli uffici stampa. No, ecco, no, io ti dico, me le levo tutte. Aspetta, ma ti dico una cosa. Succede perché se noi due anni fa abbiamo detto che Lukaku in fondo se le ha cercate perché era un provocatore. E aspetta, e arrivo al punto. E cosa succede? Se ad oggi quello che è successo, ragazzi, ma io dico una cosa. Quello, poi io posso avere, cercate di capire tra le righe. Io posso avere la mia percezione, la mia idea su quello che è successo in campo. Ci siamo? Come ognuno di noi. Io comunque posso dire, e questo lo penso, sì, che non penso che Juan Jesus si sia svegliato dal giorno alla notte e abbia riuscito in quello. Ma no. Ma aspetta! Però da lì si è fatto passare, perché si è fatto passare come se il signor Acerbi meritasse 50 anni di carcere su una sentenza non ancora arrivata. Però Andre, aspetta, questa è la reazione sbagliata come l'altra, perché cosa succede? Chi Andre si è sentito sparare a zero, compresa la compagna, io, e fa benissimo, io fossi la compagna di Acerbi, gli devono portare via tutto, chi li ha offesi gli daranno le mutande. Io non avrei neanche fatto, io personalmente, per come sono fatto, cafoneria, io non avrei fatto quel posto, è stato un posto molto bravo, la moglie di Acerbi, magari aveva ragione, però è stato un po' trash, però dopo che tu hai ricevuto fango su fango da gente che la realtà è che non sa com'è andata. Più che altro, però, più che Andre, fango, comunque attenzione, minacce, ma io ti sto dando, cioè non so se no, è chiaro. No, però attenzione, io ti dico questo. Io sono d'accordo con te. La compagna è stata molto cafona, secondo me, con quel post, e lei deve querelare chi ha offeso lei, chi ha offeso lui. Non è solo un discorso di cafoneria. Aspetta, chi ha offeso il figlio? Fuori luogo. Io ieri sera l'ho spiegato da un punto di vista giuridico il motivo per cui. No, però io vi dico un'altra cosa. Anche noi riceviamo vagonate di insulti ogni sera, però. Quello è il mondo dei social, comunque. Nel bene o nel male, però, piccola parentesi. Sai, nel bene o nel male, piccola parentesi, sei un personaggio pubblico, sì, e quindi come tale ti prendi sia il lato positivo che attenzione, negativo, a parer mio. Attenzione, però, citiamo il caso Lukaku. Quando gli si dà dell'NDM a Lukaku, i cretini, imbecilli, deficienti nel senso che hanno delle deficienze, no, che imbecilli fanno, nel senso che imbellono e fanno quello. C'è una telecamera in uno stadio che è ipercontrollato. Ci controllano i peli del sedere quando entriamo nello quello stadio. Quello lo fanno a te, però. Io lo so, no, perché te ovviamente sei un tifoso mite, io no. E no, quindi a me mi controllano i peli del sedere e anche le analisi del sangue. Per quello che sto molto bene. Detto questo, io ti dico, il punto è un altro. Ti hanno già tolto la patente. No, se io dico una roba del genere mi danno un daspo per almeno 5 anni. E quindi che non ci sia un'immagine, che non ci sia un testimone. Ma non ci credi? Non è che non ci credo, è che Juan Jesus, se non crediamo a Juan Jesus vuol dire che gli diamo, no, io Juan Jesus faccio, no, aspetta, no, però aspetta Dario, aspetta, perché un discorso, ti ripeto, un discorso è il discorso ultimo etico, per poi andare pubblicità. Un discorso è il discorso etico, un discorso poi è il discorso tecnico vero e proprio. Allora arrivo al punto, io lungi da me non voler credere a Juan Jesus, se l'ho detto anche prima, lungi da me, però c'è un però, se noi decidiamo di squalificare Acerbi perché crediamo alle parole di Juan Jesus, si può fare. Poi però a quel punto... Ma sentiamo gli altri! No, fermati! Se noi però facciamo questo, automaticamente poi vale sempre.
Ma facciamo una volta di pubblicità, ragazzi. Cioè, ho un tassativo di pubblicità, volevo solo leggere un messaggio interessante, che è, parliamoci chiaro: se Acerbi non querela Juan Jesus per diffamazione, allora è colpevole. Ma giusto, no, ragazzi, se viene denunciato, ma se no non c'è. Oh. Ma a prescindere, deve essere denunciato. Ma è uno stato di essere Andre. No, no, raga, se ma attenzione anche a questa cosa. Se ne accorgono. Attenzione a questa cosa. Che cioè, il calciatore potrebbe querelare personalmente. Ma io può querelare eventualmente. Se Juan Jesus lo denuncia, ma Juan Jesus lo ha denunciato calcisticamente, cioè, non c'è una denuncia. Allora, fermi così, faccio così, andare in pubblicità perché è un tassativo, dopo rientriamo, messaggi di Manu con uno Skype con Roberto Stazione di Casa Napoli, che ci offre il punto di vista anche del Napoli. A tra poco, pubblicità. Con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95€ al mese per superare ogni tipo di sfida, anche con te stesso, con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Classico. Lungo Parma. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Gioca a Fagostani, segui QSOS, fai il pronostico sulla partita del giorno e se rispondi esattamente puoi vincere ogni mese una delle bellissime macchine del Caffè Agostani in palio insieme a 80 capsule. Partecipa e vinci il campionato Caffè Agostani. Les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. La strada verso il futuro è fatta di sfide continue, perché quando accetti una sfida non è per battere un avversario, ma per superare te stesso. E se scegli Fastweb è perché sai che la nostra di sfida è il tuo futuro. Fastweb, tu sei futuro. Al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Come uno di famiglia.
Rieccoci con Calcissimo. Allora parto io con la chat YouTube, poi Manu con qualche messaggio WhatsApp. C'è chi ci ricorda che la moglie di Acerbi faccia l'avvocato. Però un avvocato dovrebbe conoscerla la differenza tra le varie formule assolutorie. Perché se l'avesse conosciuta non avrebbe fatto mai quel posto. Ragazzi, non c'è scritto che non sussiste il fatto, c'è scritto che mancano le prove. È proprio questo, cioè, bisogna essere chiari sul ragionamento. Non è stato assolto perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, per mancanza di prove, che potrebbe anche averlo commesso ma non è provato. Ed è questa la siccome, per chiudere, Gianluca, siccome in tanti a casa ci stanno scrivendo Acerbi potrebbe denunciare per diffamazione, no, vi spiego perché. Perché Juan Jesus nel comunicato che fa, e Cantella ha studiato giurisprudenza, tra le altre cose. Infatti, chi più di lui? No, ma Juan Jesus dice: io rispetto, ma non condivido la sentenza. La sentenza dice che non è che Juan Jesus è un bugiardo, perché non dice questo. No, infatti. Dice che le parole probabilmente le ha sentite solo Juan Jesus, perché non c'è una prova del fatto. Quindi Juan Jesus dice: io ho sentito questo, rispetto la decisione, non la condivido, quindi non c'è una diffamazione nei confronti di Acerbi. Allora Manu, però, messaggio e poi il tuo parere, vai. Sì, però volevo dire che la rabbia comunque di Juan Jesus comunque è focalizzata sulla frase che dice, ovviamente la frase sei solamente un nero, ok, con la G, però scusate, io non lo voglio comunque pronunciare, in questo caso potrebbe essere offensivo ma non razzista, ma e non questo c'è. Secondo me è il punto chiave. Sì, ma non c'è questa cosa nella sentenza, cioè il punto cui viene cioè, non viene incriminato, non c'entra niente quella roba lì. Sì, cioè, senza ombra gli di dice dubbio, guarda che non ci sono prove, ci questo sono problema. Prove. Ovviamente però la rabbia comunque, che si è anche capito, del giocatore comunque. Ma io lo capisco Napoli, il giocatore, ragazzi, questo. Se io mi fossi sentito dire una cosa del genere e quindi poi arriva questa sentenza, a me girerebbero le balle di brutto. Scatto, ma, mica certo. ma è ovvio che è così, cioè il punto è che io sono stra d'accordo, mi girerebbero le balle. Però va anche detto che a prescindere da simpatie e antipatie, quello che sto cercando di far capire è che, ragazzi, prendere una decisione sulle parole di una persona, e io non ho motivo per dire che Juan Jesus abbia dovuto dire delle stupidate, ma perché dovrei pensarlo? Io lo capisco perfettamente, ma se facciamo passare questo, poi diventa che deve essere così ogni volta. No, e poi si rischia. Manu, messaggi, poi andiamo da Roby che è collegato già a Roby Stazione da casanapoli.net. Arrivo, Roby. Sì, allora leggiamo i primi messaggi di questa sera. Abbiamo Domenico da Torino che ci dice: vorrei dire a De Boni di non arrampicarsi sugli specchi. Non c'entra niente. Prova o non prova, si vede benissimo che in campo Acerbi si scusa ripetutamente. Quindi poi dopo ha cambiato versione, ha fatto una grande figura. No, ma guardate che allora già che lui mi dice non devi campare sugli specchi, non hai capito niente di quello che sto dicendo, probabilmente. Scusami, che molto probabilmente comunque lo devo dire così, ma soprattutto quindi secondo te il fatto che Acerbi dica scusa è automaticamente che sicuro cosa? Che gli abbia detto una frase razzista, cioè se gli hai detto scusa perché non gliela no aspetta, ma infatti aspetta, lì giochiamo aspetta un attimo perché io ti spiego qual è la prassi, ok? La prassi di quello che succede, la prassi è molto semplice. Uno dice: guarda che io gli ho detto ti faccio nero, quell'altro ha capito una frase razzista e io ho detto scusa, guarda che non era mia intenzione quello, cioè non volevo dire, non ti sto dicendo. Dario, seguimi. Non ti sto dicendo. Io ti sto ricostruendo. È un'ipotesi. La tesi difensiva. Esatto. La tesi difensiva. Ma se il giudice non ha una prova per dire che non è andata così. Andre, ma non ci posso credere che non c'è una prova nel calcio di oggi. Allora vuol dire che l'hanno nascosta apposta. No, anche perché Acerbi non ha detto ti faccio nero. Se tu pensi che l'abbia spiegato questo. Lo sai che non l'ha detto. Lo sai che non l'ha detto ti faccio nero. Lo sai o no? No, ha detto. E allora non lo sai. E ragazzi. Però non lo sai neanche tu però. È un'ipotesi. Ma se è un'ipotesi è come quello che dici. Ma il principio è quello, non lo sai neanche tu. Siamo sul filo un po' del rasoio. Buonasera Roberto Stanzione, voglio anche il suo parere. Ciao Roby. Ciao Roberto. Non ti sentiamo. Mi sa che aspetta, riprova. No. Intanto mi sa che devi togliere gli auricolari. Sei giudice sportivo e non voglio che parlino. Sì, adesso sì. Allora, buonasera, ciao ragazzi. Ciao Roberto. No, adesso ti abbiamo riperso. Mi sa che devi mettere gli auricolari vicini, sì. Però hai fatto prima. Intanto leggo ancora qualche messaggio. Vai, leggi qualche messaggio, Manu, se no intanto proviamo a spegnere e ricollegarci con Roby. Allora, in attesa di Roberto, abbiamo un altro telespettatore che dice: da una settimana si parla solo di Acerbi. E di che quello parla che ho della notato nazionale? Che gli unici che difendono Acerbi sono i tifosi interisti. Ma sembra sia diventato un fatto di tifoseria. Lo è da questo, ragazzi, non è che sembra che è diventato, lo è da quando è iniziata questa cosa. E non dovrebbe essere così. Cioè, stiamo parlando di
visto, purtroppo è proprio quello. Cioè, ragazzi, è inutile che ci prendiamo in giro. È semplicemente un discorso di tifoserie, punto e basta. E lo è così dall'inizio della situazione. Sì, più che altro comunque di tifoserie, chi più chi meno, ed ecco perché ce l'hanno comunque con gli interisti, visto che oggi ho visto delle immagini, oggi ho visto delle immagini che mi hanno fatto vedere sull'arrivo di Leao in un campo avversario, senza dire quale, la partita, se non sbaglio, è quella dell'anno scorso, ha ricevuto insulti razzisti da una tifoseria, perché non puoi generalizzare. Da tifosi che adesso di una tifoseria che adesso si scandalizza per quello che è successo. Cioè, nel senso, che comunque è da non giustificare, che sia da parte della tifoseria. No, molto probabilmente. No, non hai capito cosa sto dicendo. Sì, sto dicendo che comunque tu stai dicendo che tutti i giocatori che entrano in campo vengono. Sto dicendo che adesso che c'è una tifoseria in questo momento che si sta scandalizzando per quello che è successo, che è una tifoseria che in un'altra situazione era dalla parte esattamente opposta. Cioè, che in base a se è un giocatore proprio o è un giocatore dell'altra squadra, ma questa cosa, te l'ho detto, succede anche all'Inter, perché adesso gli stessi tifosi interisti che stanno difendendo Acerbi sono gli stessi che accusavano pesantemente sulla situazione Lukaku. Cioè, quindi è in base clamorosamente al giocatore a che squadra appartiene. No, e ma questa cosa qua è palese. Che da parte comunque del giocatore che si è sentito insultato, forse anche quello. Quindi non è solamente comunque da parte di una tifoseria. No, è la tifoseria, non è il giocatore. È il giocatore. È lui. Sì, ma la tifoseria non sa cos'è successo e ovviamente prende posizione a prescindere. Questo è il punto. Certo. Sì, prima di andare a Roberto aggiungo una cosa rapidissimamente. Secondo me c'è stata anche una errata gestione di questo caso, di questa situazione da parte di Juan Jesus. Cosa voglio dire? Voglio dire che Juan Jesus, anziché andare dall'arbitro a riferire cosa Acerbi aveva detto, avrebbe dovuto semplicemente uscire dal campo come alla Magnan o alla Boateng o alla Zorò, se torniamo alla Zorò, se torniamo di qualche anno, ognuno regisce. Però, ragazzi, no, dico soltanto che è stato quasi lui a stigmatizzare prima l'episodio, l'ha detto lui stesso a fine partita, perché, esatto, sono cose di campo, va bene, ok. Invece, quando tu sei vittima di qualcosa di inaccettabile, di intollerabile, come un insulto razzista, proprio per la battaglia che stiamo tutti provando a fare, esci dal campo. Se ti ha dato talmente fastidio, dici. No, ma anche perché, e qui chiedo a Roberto, l'arbitro chiede a Juan Jesus se andiamo da Roby. È il caso di sospendere la partita. Cioè gli dice: io sono pronto a sospendere la partita. Roby, allora adesso vediamo se ci siamo. Ragazzi, mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo. Vai. Benissimo. Dici la tua, dai, stiamo ascoltando un bel parere di tutti. Un saluto a tutti. Allora, ragazzi, per me è mancato coraggio in questa sentenza. Non si è voluto squalificare un giocatore importante per la nazionale, per i prossimi europei. Non si è voluto squalificare un giocatore importante di una squadra che tra poche settimane vincerà lo scudetto. È una storia triste, si crea un precedente molto molto pericoloso e sono d'accordo con Gabriele, Wayes paga la sua superiorità avuta in campo e il suo buon senso di non aver abbandonato il terreno di gioco. Ma per te buon senso, Roberto? Perché quindi, buon senso? Aspetta, quindi arrivo a riformare. Roby, quindi ricostruendo quello che dici tu, secondo me l'episodio è avvenuto. Juan Jesus sbaglia perché da signore non colpevolizza subito Acerbi, ma all'indomani quando Acerbi in stazione dice io non ho detto niente, lui lì si sente preso in causa, però tu qui fai un'accusa, tra virgolette, che è un po' meno velata rispetto a quella che fanno tanti altri. Dici il fatto che c'è l'Inter di mezzo, c'è un giocatore importante della nazionale, corretto? Assolutamente sì. Questo è il problema dell'Italia. È una sentenza triste che crea un precedente pericolosissimo. Da domani sarà veramente pericolosissimo.
Sì, io penso che sia anche pericoloso parlare di un argomento come il razzismo racchiudendolo a tutto. Non hanno voluto squalificare un giocatore dell'Inter. No, questo no, è molto non pericoloso. L'ha detto questo. No, sì, prima sì. Fa, no, ha fatto una premessa. Sì, prima sì. Ha detto che non era sì, un giocatore. Sì. No, io sono d'accordo con lui. No, dice Dario, nazionale. Dario, Andre, sì. Per la nazionale. Quindi tu mi stai dicendo. Fosse stato Turati del Frosinone, avrebbe preso 10 giornate. Andre, non prendiamoci per il culo. Perché Cerbi deve giocare all'europeo. Non prendiamoci per le vele. Lo sai anche te. Lo sai anche te. No, io sono. Lo sai anche te. Fosse stato un giocatore. Dell'Udinese. Ma Cerbi era così fondamentale nell'Italia. Fosse stato un giocatore dell'Udinese, del Frosinone, del Genoa, no, sarebbe stato squalificato subito, ma non perché dell'Inter. No, perché all'Inter ha già vinto lo scudetto. No, io ti giuro, io te lo dico chiaro, Dario. Io trattare un argomento come il razzismo, su questo io sto zitto. Ma io per me è una roba. Ma è molto grave. No, no, raga, ma io vi dico libero. Ma non è ognuno. No, no, Dario, ognuno è libero di pensarla come vuole. Per me è un tema come il razzismo. Per me. Ma io sono d'accordo per con me, te. Per me, che io vivo. La mia quotidianità tutti i giorni. Per me è un tema come il razzismo. Racchiuderlo su se era del Milan, se era della Juve, continuate a parlare. Ma non è del. Io ho finito lì. Ma non era se era raga, del Milan, ma io ho finito lì. Cioè, parlate voi di razzismo. Ma siamo d'accordo no, tutti. No, no, ma Andrea, perché però... secondo me siamo proprio su canoni che. Raga, Andre, ma non è questo sarebbe. Della Juve. E questo sarebbe. Io ti sto dicendo un altro discorso. Io ti sto dicendo che Acerbi in questa situazione ha un non un trattamento di favore, ha un trattamento diverso perché comunque sia un giocatore che può giocare l'europeo, ragazzi, che nell'ottica liberissimi nella... di pensarla come volete. Io ti ripeto, fosse stato un giocatore insulso del Genoa, dell'Udinese, del squalificato Frosinone... fino a fine stagione, sicuro come loro, quello però. Ragazzi, voi siete sicuri? Io vi dico che a me l'idea di trattare il tema razzismo dal punto di in questa maniera, raga, ma non è ognuno è libero. Sì, sì, no, si sta trattando un tema come cioè, secondo me è una cosa. È libero di pensarla. Che il razzismo comunque cioè, è da secondo abolire, me ognuno è libero di pensarla Robby. Come vuole. Per l'amor del cielo. Robby, ti leggo l'articolo della Gazzetta dove dice spuntano striscioni contro la sentenza Cervi, ma questo l'abbiamo letti. E poi dice sabato previste iniziative pro Juan Jesus. Ora però ti devo anche fare un'altra domanda. Te la faccio, mi dici sì o no, poi vado in pubblicità, poi se magari riesci a rimanere, visto che non abbiamo perfezionato tutto il collegamento, è importante. Tu pensi che sia una cosa intelligente da parte del Napoli, quella di togliere la patch contro il razzismo, di fare una mobilitazione adesso così forte antirazzista, visto quello che è successo? No, io penso che sia una scelta infelice da parte della società, però credo che comunque la tifoseria faccia una cosa intelligente a schierarsi in un segno di vicinanza, no, per il giocatore. Domenica è una partita importante al Maradona. E poi volevo aggiungere all'amico De Boni, che saluto. De Boni, ci sono stati dei precedenti simili o addirittura inferiori dove i giocatori sono stati squalificati in passato. Se ti riferisci a Marconi bisognerebbe spiegare tutto. Però perché non Marconi Diete disse la rivolta degli schiavi, c'erano molti più testimoni. Non c'è nessuno. No, ragazzi, fermi. Siccome me li sono andati a leggere tutti, bisogna conoscere quelle situazioni lì. La differenza di quei casi rispetto a questi, dire che sono uguali non è vero, mi dispiace ma non è vero, è che in un caso ci furono due compagni di squadra, due, e poi tutta la che testimoniarono, e nell'altro caso ci fu tutta la panchina che testimoniò di aver sentito la frase. In questo caso non c'è nessuno ad aver testimoniato, quindi non si può dire che sono la stessa situazione. Facciamo così, non lo so. Robby, rimani collegato, dai, ritorna perché... a te, perché mi piace approfondire anche la risposta del Napoli, che non ti è piaciuta però neanche a te. Dai, pubblicità, tra poco. Reflusso gastrico, trio di Geracid e reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio di Geracid e reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio di Geracid e digestione. Tre azioni in una sola bustina. L'innovazione è nella nostra storia. Oggi, con la connettività ultra veloce, possiamo consentire alla chirurgia di intervenire da remoto. Rendere più competitive le nostre imprese e il Made in Italy. Migliorare la sicurezza alla guida e le comunicazioni. E lanciarci verso nuove frontiere. Connettività ultra veloce. L'Italia cambia con te. La passione per lo sport è personale. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo i grandi e piccoli club di tutta Italia.
perché per noi la passione fa la differenza. Pezzo un punto sport. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. The Champions League match is starting in 30 minutes. Papa! Virgil, Thierry, Totti! Totti? My lucky sock. Honey, my sock! Totti! Nel pesto Tiburio scoprirai una consistenza imperfetta, ricca di contrasti come la terra a cui si ispira. Rocce ruvide come grana padano, colline delicate come foglie di basilico. Contrasti che sentirai con la nostra pestatura rustica, ispirata a quella al mortaio, per un pesto delizioso. Tiburio, deliziosamente imperfetto. Mi sarebbe piaciuto trattare l'argomento per due blocchi, Simone, ma mi sa che devo andare Simone avanti. Simone ci scrive, De Bonolis mi prende anche in giro sul cognome. Non ma, è vero. Ma ti dico una cosa, magari fossi Bonolis. ma per i conti in banca. Non capisci nulla di diritto. Sì. Il dispositivo della sentenza è manifestamente illogico e in un processo di giurisdizione ordinaria avrebbe impugnato dopo tre minuti. No, io mi sono perso la terza parola. In un processo di giustizia ordinaria non verrebbe proprio impugnato, perché in assenza di prove non esiste, certo, che venga data nessun tipo di condanna, ma non si apre neanche il processo in assenza di prove, perché tu per aprire un processo devi portare delle prove in ordinaria, e ripeto, qua abbiamo una persona che qualcosina ne sa, se proprio non vuoi credere a me, certo, quindi Gabriele, dal punto di vista sportivo io capisco che sia nata questa cosa, ma non mi fare il discorso dell'ordinaria, perché nell'ordinaria non ci sarebbe neanche stato un processo. Detto questo, possiamo andare avanti. Allora, Roby, prima di lasciarti andare velocissimamente mi aggancio a quello che ha detto, sì, ad Andrea, così spieghiamo ancora meglio. Non sapere che Cafonella, oltre a capire di calcio, capisce anche di diritto. Esattamente. Pur essendo saluta un saluta l'amico che ti ha chiamato Cafonella. Pur essendo un cafone. No, ma salutalo. Ma è sempre lo stesso amico. Sono un cafone. Guarda cosa ti ha mandato. Sono un cafone. No. Guarda il mio amico cosa ti ha mandato. Salutali, grazie per Cafonella. Ciao, sono un cafone istruito. Cafonella è esperto di diritto, ma anche di rovescio. Attenzione. Ecco, perfetto. Allora, Roby. No, rapidissimo. Vai, adesso arrivo, Roby. Andrea ha detto una cosa giusta. Nel giudizio penale ordinario, che succede? Succede che c'è il giudice per le indagini preliminari che controlla la fase delle indagini preliminari in cui il procuratore deve raccogliere delle prove a carico dell'imputato. Quando finisce la fase delle indagini preliminari, il procuratore o porta al GUP, cioè giudice dell'udienza preliminare, le prove, altrimenti sentenza di non luogo a procedere, non si apre neanche il processo. Ma questo, guarda, non si, okay, fa neanche la sentenza, cioè, grazie Gabriele, infatti, guarda, per averci dato delucidazioni, che ci ha creato lo scontro con Andrea, sì, e sulle parole che diceva l'ospite. Io non sto dicendo che per me poteva essere anche un giocatore della mia squadra, a me non me ne frega niente di chi è questo, no, punto, ragazzi, ma io ti sto dicendo, se è una lotta al razzismo a me non me ne frega nulla, ma sono d'accordo io, per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda, se gli beccavano la frase, e ve lo dico, l'Inter non lo può fare perché non gli hanno preso la frase, ma se beccavano la frase, io fossi stata l'Inter, io l'avrei licenziato in tromba. Figuratevi come la penso io. Io non credo che nel calcio di oggi non si possa beccare una frase, visto che... Quindi, ma la domanda che ti faccio è, quindi secondo te l'hanno nascosta volutamente? No, non lo so. Cosa vuol dire non lo so? No, Andre, però lo sai benissimo, perché te sei come me, non io e te si può parlare perché gli stadi si vivono e non da giornalisti. Non sfugge nulla. Che entrando in uno stadio viene ripreso qualsiasi cosa, sì, quindi che manchi esattamente quel discorso lì per scagionarlo, perché ha cercato crocefisso una settimana ingiustamente. Quindi Dario, tra l'altro, diciamo, io ti aggiungo una cosa, siccome questa sentenza, siccome perché la verità, secondo nessuno gliene frega del razzismo, secondo me questa sentenza è pericolosa per una cosa sola. Vai, una cosa sola è pericolosa, poi vado da Roby, perché se io mi metto la mano davanti e comincio a insultarti in maniera razzista pesantemente a un mio avversario di colore, da oggi in poi io non sono penalizzabile. Certo. Ma nessuno l'ha detto questa cosa, certo. Perché al razzismo non gliene frega niente nessuno, perché questa è la verità, no. Perché io vorrei fare la domanda al nostro amico di Napoli, vai, e Roby, glielo vai, chiedo vai, molto... vai, vai. Io penso che, io spero che sia un discorso riguardante il razzismo,
Mi domando però perché... Io sono d'accordo con te, poi lo spiego. E guarda che te lo dico, vale a Napoli, vale a Milano, vale a Verona, vale a Torino. Vale ovunque. Queste cose, quando... I tifosi del Napoli, che Magnan sia stato accusato di razzismo utile, non gliene è fregato niente. I tifosi del Napoli, quando Juan Jesus ha accusato Higuaín di razzismo, non gliene è fregato niente. Perché gli interessa in questo caso? Perché è un tifoso del Napoli. E questo è il problema, ma vale per tutte. Te l'ho detto anche prima, ti ho fatto l'esempio dell'Inter. All'Inter è interessato quando sono stati accusati per Lukaku, ti ricorderai, la Juventus, e lì hanno fatto... Oggi non gliene frega niente ai tifosi dell'Inter, capisci? Ma... Cioè, il problema grave, secondo me, del razzismo è che qua non gliene frega niente a nessuno della lotta al razzismo. Qua si guarda in base al giocatore che squadra... Che... Però, perdonami. E si difende o si accusa in base a quello. Questa è a me la cosa che preoccupa di più, se ti devo dire la verità. Però, De Boni, scusami, Roberto, volevo aggiungere un'altra cosa. Però la risonanza comunque che ha avuto questa tutta questa attenzione, diciamo, su questo caso, che poi appunto è andato a finire a scemare alla fine, è stato perché non perché c'è una tifoseria rispetto ad un'altra. Infatti sto parlando di giocatori io. Ho fatto l'esempio di Higuaín Juan Jesus. Sì, ma questo giocatore in questo caso ha comunque denunciato, tra virgolette... Guarda che a mezzo stampa anche Juan Jesus denunciò Higuaín per la stessa cosa. Non venne fatto niente, no, ma in questo caso comunque ci sono state le, tra virgolette, tutti noi abbiamo visto che Acerbi si è scusato Ma io infatti non lo metto in discussione, ragazzi, però cioè io sto mettendo solo in evidenza queste cose. In evidenza, però sì, ognuno ci sono... è libero di pensarla come vuole. Ma non riesco a dire la mia. Mi sentite, Gianluca? Sì, vai. Sì, no, volevo dire a De Boni che non sono d'accordo con lui. De Boni, guarda che i tifosi napoletani in tutti gli stati italiani si pippano cori di tutte le salse, ma cosa tutte c'entra? Le domeniche. Ma scusami, ma cosa c'entra? Scusami un attimo, ma io adesso, scusami, cosa c'entra? Però non ho capito bene il ragionamento. Parlando di razzismo, No, aspetta un attimo. No, scusami, però scusami. Molto scusami un attimo. Scusami un attimo. Io non lo metto in discussione che a Napoli sia molto sentito, però io ti ho fatto un discorso su giocatori insultati per il colore della pelle. Tu mi stai rispondendo una cosa che... Io ti ho fatto una domanda, ti ho chiesto come mai in questo caso c'è molta attenzione e in altri casi simili, visto che i tifosi napoletani ne fanno un discorso... Ma guarda che ti ripeto, vale per tutte. Su altre... Cioè, personalmente, ti dico la mia, mi sembra che c'entri molto il colore della maglietta, ma questo vale per tutte le tifoserie, non vale solo per il Napoli. Se tu mi rispondi che i tifosi del Napoli sono offesi, vengono offesi puntualmente in tutti gli stadi, io ti rispondi, hai assolutamente ragione, è una cosa che dovrebbe assolutamente smettere, ne abbiamo parlato molto. Personalmente ti racconto anche, perché ero presente allo stadio all'ultimo Inter-Napoli, tra l'altro non c'erano tifosi, se non sbaglio, provenienti da Napoli, se non ricordo male non c'erano tifosi provenienti da Napoli perché credo fosse vietata la trasferta, sì. C'erano quindi dei tifosi, penso del nord Italia, tifosi del Napoli, sud, ma non di Napoli. Ci sono stati degli insulti ai tifosi napoletani deprecabili e di risposta sono arrivati degli insulti altrettanto deprecabili, cioè, ma mi sembra la cosa, quindi non è che io sono qua a dirti è una situazione pro Napoli contro Napoli, pro Inter contro Inter, le città, non me ne frega niente, stiamo parlando di razzismo in generale, e quando si parla di razzismo in generale, a me sentir dire ma io ma tu, secondo me già partiamo a quel punto sbagliato, cioè se si fa un discorso di razzismo lo si fa a 360 gradi. Ma quello lo pensiamo esattamente tutti quanti, però poi finiamo sempre a dire però non però, stiamo comunque ipotizzando come mai il risultato comunque di dopo tre giornate, quattro giornate di assalto sia sui social che sulla stampa per quanto riguarda comunque questa ipotetica frase e poi alla fine è andato tutto a scemare e quindi è ovvio che se ne parla. È ovvio anche che noi siamo contro il razzismo, tutti quanti, nel bene o nel male, che sia da parte di un tifoso napoletano, che sia da parte di un tifoso del Trentino. A me dispiace perché ci sono i tifosi, mi dispiace perché un tifoso, tra virgolette, può dire, ma com'è possibile? Io, quei cretini che hanno fatto, mi ricordo per esempio anche a Udine, degli episodi, tu ti ricorderai, a Udine, Udinese-Napoli l'anno scorso, che casino venne fuori, no? E fu giustamente condannata come cosa. Ed è stata condannata e dei tifosi dell'Udinese gli è stato dato il DASPO, ti ricorderai, a vita, e giustamente un tifoso potrebbe dire io ho sbagliato, perché io mi prendo un DASPO a vita mentre il giocatore continua a giocare? Io su questo capisco perfettamente quello. Infatti che però anche da casa, bisognerebbe questo. Però specificare, purtroppo, che ai fini di diritto penso che sia normale, se da un lato abbiamo dei video e dall'altro ufficialmente ci dicono che questi video non ci sono,
è evidente che non possono essere prese le stesse misure, perché dall'altra c'è una prova inconfutabile di quello che è successo, dall'altra no. Ma capite? Cioè, io sto facendo un discorso meramente diritto, poi sull'etica. Sì, sì. Robby, siamo tutti d'accordo. Per chiudere, ti devo lasciare andare per contestativo. Senti, e quindi mi dicevi che secondo te sono sbagliati questi cortei manifestazioni. Cortei manifestazioni sì, però la risposta del Napoli di togliere la patch, ad esempio, non ti è piaciuta particolarmente. Non mi è piaciuta, non è la prima volta che il Napoli difetta in scelte di comunicazione. Non mi è piaciuto come la società ha gestito tutta la situazione, no? Nella sentenza era presente il direttore generale dell'Inter, no? A difesa del proprio tesserato, da parte del Napoli non era presente nessuno. Quindi bocciato l'operato della società in questa faccenda. Ma sarebbe cambiato qualcosa, Roberto? Ti chiedo. Sarebbe... No, però sarebbe stato carino comunque un segnale di vicinanza verso un proprio tesserato in una faccenda abbastanza delicata, ecco. Grazie Roberto Stanzione, ciao Roberto, alla prossima. Ciao. Allora facciamo così, devo dare lì la pubblicità per forza. Ciao. Lo so che Manu devi leggere dei messaggi, devo leggere anch'io, però è una conversazione che tiene banco, però tra poco scateno il Baldi che c'è in lui. E tutti vai. Vogliono Joshua Zirkzee e se fosse un Vlahovic bis, tra poco chiamiamo Nicolino. Fai scatenare solo lui? Scatena pure io, mi devo scatenare. Messaggi di Manu, messaggi YouTube. Sì. Nicolino, De Boni può andare a casa, pubblicità. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95€ al mese per superare ogni tipo di sfida, anche con te stesso, con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì. Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Reflusso gastrico, trio digeracide reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio digeracide reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio digeracide digestione. Tre azioni in una sola bustina. Le fille, le garçons e le filles, se fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'il soit d'accord, rien de normal. Il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro. Con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi. E ricevilo in pochi minuti. Il futuro. Affrontalo con la rete mobile più veloce d'Italia secondo Ookla. 150 giga e chiamate illimitate a 7,95€ al mese per superare ogni tipo di sfida, anche con te stesso, con Fastweb Mobile. Tu sei futuro. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì. Perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa.
questa è la telepromozione che segna l'inizio della bella stagione. Alla Mondoflex vi aspettiamo con tante novità, nuovi materassi realizzati con materiali naturali come soia, oli essenziali, erbe officinali, vi cambieranno la vita. Vi aspettiamo con le ultime novità dell'arredamento, con una nuova collezione di letti e salotti artigianali, fatti su misura. Abbiamo una passione per i dettagli. Approfittate del bonus mobili con il recupero del 50% e con il pagamento rateale, senza interessi, con la prima rata dopo 90 giorni. Scegliete Mondoflex, fa la differenza. Dopo aver archiviato il nuovo programma che si chiamava Dirittissimo con De Boni, Avvocato, o e l'Avvocato Cantella. Risponde, il programma e format di grande successo dove Cantella aveva un grande seguito, partiamo con Zirxesissimo. Manu, qualche messaggio, dai. Ovviamente sì, dobbiamo leggere i messaggi del, appunto, sull'argomento Acerbi. No, abbiamo, sì, è per forza, poi volanti, chiudiamo però. Volanti. Paolo dice: io però mi chiedo perché non sia stato ascoltato Di Marco, che pareva scusa, molto aspetta, attivo. Ti voglio verso... bene. Ma quello sta mangiando i popcorn. Sì. Ma per i Palmaron che no, li saluto. Dixi. No, mi hanno detto ieri sera che io faccio il cinema. E quindi saluta il Palmaro, quindi si è attrezzato. Saluta il Palmaro in diretta. Un saluto a chi mi odia, un saluto a chi mi dà del ridere. Tra l'altro, ai Palmaros, salutali. Come fai a mangiarli senza bere subito dopo? Va bene, vai avanti, ma c'è un allora, sì, si chiede appunto perché non sia stato ascoltato Di Marco, che pareva molto attivo verso Jesus, coprendosi pure la bocca, dice Paolo. De Boni, presidente dell'ONU, subito. No, no, me ne guardi bene. E ma poi no, ancora, no, potete parlare quanto volete, ma c'è una sentenza di un giudice sportivo e le sentenze si rispettano sempre, il resto sono chiacchiere basate sul nulla. Ciro questo. E poi ancora Fede da Padova. Ma volete capire che tutto questo casino... caos è dovuto al fatto che Acerbi ha ritrattato tutto facendo passare Jesus per un bugiardo. E poi ancora no, tecnicamente non ha ritrattato niente perché non l'ha mai ammesso, quindi no, infatti è stato molto bravo a non dire niente, giustamente, cioè lui per 24 ore non ha aperto bocca, e poi quando ha aperto bocca ha detto io non ho mai detto, quindi non ha mai ritrattato. Questa è la sua tesi difensiva, ragazzi, non sto dicendo che lo penso. Quindi no, in realtà no, no, non torniamoci perché quelli, i popcorn. E poi ancora che hanno fatto anche quelli alla cola adesso. Sì. Sì, di una casa che non posso dire, anche lecca lecca. Può essere. Poi ancora c'è un altro messaggio, 5 euro a pacchetto, li lasciamo libero. Sì, sì, dopo li prendiamo. C'è un telespettatore, Andrea, stai attento, molto attento, che dice: forse ne avete già parlato o forse no, ma quando Lukaku disse di essere stato chiamato Monkey da Ibra, Ibrahi disse di aver detto Donkey. E finì così. Va bene, e finì così. Buonasera, Mirko Nicolino. Ciao, Mirko. Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao, allora, Mirko. Mirko, qui è un argomento che... Allora, prima di sentire il tuo parere, io voglio sentire il parere di Baldi e Cantella in Ma non può parlare Baldi. Poi dite, no, ma lui parla sta mentre mangia il corno. Allora, comincio io così lui intanto fino a... Questo è il Zirkzee, il nome, Mirko. Io mangio e parlo. Baldi, perché... fammi vedere che popcorn sono solo. No, no, popcornaccio. Ma... sì, dammelo un po'. Scusate, domanda, una marchetta? No, no, no. Vedi che è girata. Perché dopo c'è Bestie e De Boni. La verità è che voglio mangiarli, se mi basta. Allora. Il mio amico Dario Baldi, giusto per darmi fastidio, per provocarmi, ma così in amicizia. Guarda, ti do dei popcorn per intelligenza. Ah, ma non li vuole dare solo a me. Grazie. Ha esordito dicendo: Zirkzee paragonato a Vlahovic è una bestemmia. È una blasfemia. È una blasfemia. Tra l'altro, nella Settimana Santa non ce lo possiamo proprio vergognati. Permettere. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Non mi dire in positivo perché l'altro sono d'accordo perché c'è uno che sa stoppare il pallone e uno a cui non l'hanno insegnato. Il giorno in cui lo spiegavano a scuola calcio, lui era assente, aveva fatto sega. Non sono per niente aveva d'accordo. Aveva fatto sega. Proprio per niente, per perché tu vivi del pregiudizio social. Che non no, è no, io che... vivo dei miei occhi che guardano, no, che guardano le partite. Che hanno Gabi, guardato questo tizio mangiarsi 4 gol a Napoli. Lo sai se Zirkzee quattro va all'Inter fa 0 gol? Quattro gol. Ma chi? Quattro. No, Mirko. Ma se dovesse andare fa 0 gol. Mirko, dai, voglio la tua. Un nome che si vocifera nel caso in cui la Juve dovesse cambiare allenatore.
Il nome è Thiago Motta, cioè in questo momento non vedo chi altri potrebbe essere, visto che la Juventus sembra aver stabilito un budget abbastanza chiaro per il prossimo allenatore, quindi niente spese folli, ma un ingaggio intorno ai 4 milioni massimo più bonus, e deve essere tra l'altro un allenatore che è in grado di gestire un certo tipo di calciatori, deve avere una certa personalità, perché la spogliatoia della Juve non è per tutti. Quindi in questo momento non riesco a vedere alternative a Thiago Motta, e non riesco a vedere allenatori di primissima fascia con ingaggi stratosferici che possano allenare la Juve l'anno prossimo. Mirko, ti chiedo una cosa, visto che noi abbiamo titolato in questa maniera, ti chiedo prima un parere su Zirkzee. Visto che hai nominato tu Thiago Motta, dovesse mai uscire Vlahovic, può essere Zirkzee il nome giusto per sostituirlo? E poi se è il nome giusto? Allora, rimaniamo nell'ambito delle ipotesi. Zirkzee è un centravanti che mi piace tantissimo, perché è un centravanti moderno, completo, sa fare reparto da solo, sa fare gol, sa far salire la squadra, sa legare i reparti. Davvero è bravo tecnicamente, bravo in tecnica individuale, tecnica collettiva, tattica individuale, tattica collettiva. Detto questo, io credo che capiremo qualcosa in più, perché quello che trapela dalla Juventus è questo, tra qualche settimana, quando da Torino sperano che la qualificazione alla Champions sia matematica. Però Mirko, quindi... guarda, io non ce l'ho con te, ce l'ho con il conduttore e con quello che è accanto a me, che fa le veci del conduttore e fa il telegrafo. Lo sapevo. No, io ce l'ho con loro, perché sì, mentre tu parlavi io pensavo... Ma no, tu stasera c'è un ciancazzo da fare. No, ma io mi immagino, ma guarda... Sì. Ah, no, guarda che YouTube ci penalizza. Guarda, io mi immagino solo questo. Zirkzee alla Juve, alla quinta partita dove fa pippa, dove non prende sì, neanche un pallone. Cioè, questo che fa i video dal divano e comincia a fare... Ma perché quest'altro, tu non lo faresti? Quest'altro viene in trasmissione e comincia a fare... Scusami, mi hai mai sentito criticare così forte come lui Vlahovic? Io non ho mai detto Vlahovic. Voi due, Zirkzee, alla quinta partita e non fa... Te e lui. Però ripetimi bene il nome. Voi due, te e lui. Ma il nome del giocatore? Zirkzee. Voi due, alla prima... Alle cinque partite che Zirkzee non vede boccia. Cinque di seguito. Voi due. E soprattutto anche... Voi sono sbagliate 24 Gabri, ma voi non vi rendete conto di avere un fenomeno in mano? Sì. E questo è uno che è abituato a giocare a Bologna, dove se lui ha il posto di fare gol gli porta uno spritz e anche una sigarettina in curva Andrea Costa. Sono tutti contenti. Andrea Costa! Senti, no, Mirko! Sempre onore Andrea Costa, sì, sempre grande. Ma chi ti ha detto qualcosa? Come hai detto Andrea Costa? La curva di Bologna. È un ragazzo, se n'è andato. Ma l'ho capito, mica sto insultando il giocatore, ma è piaciuto come l'hai detto tu. Posso farti vedere quest'altra grafica? Mi stai facendo sudare stasera. Sì, voglio far vedere questa grafica, Mirko, per chiedere Juve caccia al centrocampista. Abbiamo ipotizzato, se non ha ragione De Bogna a ridere su alcuni, Ferguson, Cobb, Meiner, Sederson, Samardzic, Amrabat, anche amico di Baldi e Zubimendi. C'è qualcosa di verità? O sono tutti nomi capati per Giuntoli, uno che però è abituato a fare un po' nell'oscurità? Ovviamente è un nuovo ballo. Sì, Giuntoli sicuramente sta seguendo più e più nomi, e quasi certamente c'è qualcuno che non è venuto fuori e non riusciamo a captare. Ferguson, tra quelli che ho visto in elenco, mi pare quello più fattibile, sia per una questione sua del calciatore che vorrebbe muoversi e vorrebbe spostarsi in Italia, e sia per una questione di cifre, no? Cup Miners, abbiamo capito dalle parole di Percassi e dallo stesso calciatore che già l'Atalanta ha rifiutato l'estate scorsa un'offerta intorno ai 40-50 milioni, e non penso che si muova per meno di 60-70. In questo momento la Juventus può raggiungere certe cifre solo inserendo delle contropartite tecniche importanti. Penso che alla fine per Cup Miners la destinazione più fattibile possa essere la Premier. In questo momento vedo più Ferguson per la Juventus, che sarà un po' lo stella. Adesso Baldi tra un po' ci dirà: ah, perché Ferguson al centrocampo rispetto a Ciccio, McKennie, Locatelli? No, è un fenomeno. Sera no, Ferguson lo devi dire a Collovati, però, perché Collovati ha detto che Ferguson è un fenomeno. Ma anche secondo me, ma è fenomeno nel Bologna, dove non hanno aspettative. Se questa è la quinta partita, c'è Cantella e cominciano a fargli la pentolina dei fagioli quando è colpa di un Cantella, no? No, non solo di un Cantella. Brutta, che fischia sempre
scusa. Ma non si sta parlando di questo. Scusami, ma perché perdone. I tuoi obiettivi sono sotto il quinto posto. Ma il tuo allenatore è la Fiorentina. Io che tifo e seguo la Juve mi aspetto di essere sopra tutti, non al terzo posto. Il tuo allenatore ha detto che vuole arrivare in Champions League. Dov'è in Champions League? Vuole vincere la Coppa Italia in semifinale. Ma l'ha detto lui. Allora, Mirko, prima di lasciarti secco, dovesse la Juve... veramente adesso con debiti scongiuri fallire a Roma sabato e poi in Coppa Italia ottenere un risultato non positivo, Allegri rischia? Guarda, non credo che la Juventus cambi allenatore da qui a fine stagione. Concordo non con credo Roberto? perché già è in conto, se, per quello che percepisco io, il cambio di allenatore a fine stagione con un dispendio importante di risorse. Attenzione, Allegri ha un altro anno di contratto e il suo esonero costerebbe all'ordo 13,5 milioni più un nuovo ingaggio di un nuovo allenatore e andremmo sui 20 milioni. Francamente un cambio di panchina da qui a fine stagione non credo avverrà. Ovviamente faccio da tifoso faccio i dovuti scongiuri, ma credo, visto che c'è anche la possibilità che vadano 6 squadre italiane in Champions, credo che alla fine la Juve ce la faccia a centrare questo obiettivo minimo, ricordiamo, minimo. Va bene, grazie Mirko, sei stato gentilissimo. Grazie Mirko. Ciao a tutti, buon proseguimento. Alla ciao. Vi leggo un paio di messaggi su YouTube, se no mi redarguisco da Juventino, ha ragione Baldi. Ma anche anche dovessero essere 8 o 9 le squadre che vanno in Champions, 5, no? Cioè in realtà doveva arrivare tra le prime 4, esatto. Cioè il che non lo salverebbe. Esatto. Non è che Pioli ha fatto una stagione migliore l'anno scorso, perché la Juventus è stata... Da Juventino ha ragione, perché non vedo l'ora di fare bestie. Da Juventino ha ragione Baldi, se tifi una squadra lo fai per passione, anche se ti aspetti il primo posto come la Juve tifi e non critichi neanche se sei a metà classifica. Cantella, bevi di meno, la rosa è quella, la società ha detto che l'obiettivo è la Champions League. Muto, Daniele Picchio, giusto. Amrabat che c'entra con la Juve, cosa ha fatto con lo United? Appunto, si è fatto il pulmino di Boni. Ennesimo pacco, Firenze Torino Amrabat. Si parte a fine luglio, si va e lui si fa una bella trasferta a Firenze Torino, si porta Amrabat, Biagi e Sottil. Mi fai adesso dire una cosa? No, facciamo il che... Ma non vedi? Sì. Guarda, comunque a Daniele Picchio che mi ha invitato a smettere di bere. Io invece lo invito a cominciare a bere. Chissà diventi più. Ma veramente c'è chi ha paragonato Vlahovic a Zirkzee? Se avete bevuto, Cantella. Allora, faccio vedere una pagina di Tutto Sport che ci aiuta a non parlare ancora di casa Acerbi con Jesus. Vlahovic a Zirkzee. Ma veramente? Gradino ha torto? Proprio per niente. Lo sconcerto di Juan Jesus, Tudor, la Bolgia, i critici, Allegri, sfide da paura. Sabato la Juve a casa della Lazio, riaccesa dall'ex bianconero. Vabbè, qua c'è il virgolettato di Juan Jesus e una rilettura. Ah, però guarda quella volta con Higuaín. Ti hanno ascoltato? Il presidente federale è l'unico in grado di impugnare il verdetto del giudice Mastrandrea, che ha indignato non solo il Napoli. Il brasiliano valuta di ricorrere alla giustizia ordinaria quella volta con Higuaín. Ma come fa a ricorrere alla giustizia ordinaria? Vabbè, poi quando leggi Tutto Sport mangi popcorn. Ancora meglio? Dai, ripartiamo da qui, pubblicità tra poco. Anzi, vi faccio una bella domanda, perché Pioli studia il nuovo Milan per l'anno prossimo? Sì, sì, lo studio con un altro allenatore. Sì. Esatto. Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pulpharma. La passione per lo sport è personale. Ma la passione è la stessa! Ecco perché sosteniamo i grandi e piccoli club di tutta Italia. Perché per noi la passione fa la differenza. Pezzo un punto sport. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Sock. Honey, my sock. Totti! Sono sempre stati un problema. Più li lavavo, più la forfora aumentava. Poi ho scoperto Restivoil, l'olio shampoo con azione antifurfora immediata ed anti ricomparsa fino a 6 settimane. Ora i miei capelli sono belli,
a prova di bacio. Restivoil, azione anticomparsa fino a 6 settimane. Per performance antifurfora superiori, scopri le 5 azioni di Derma Expert, shampoo più siero. Sì. Quiz Giude Iscariota. Ciao a tutti, questa sera è l'ultima puntata. Me la fate dire una cosa a Cantella? Sì, tanto, puoi anche dire le parole, tanto stasera chiudiamo. Per chiudere il discorso Juventus, io ho capito qual è il problema di Cantella. Cioè, io l'ho capito. Sta giocando col cellulare. No, a parte, non gliene frega niente. Sì, no. Ma io ho capito, è che Cantella non ha capito che la Juve che pensava lui non esiste più. Ma certo, lo so. No, aspetta. Tu manderesti via l'allenatore? Da anni che lo tu manderesti via l'allenatore? Nonostante l'allenatore abbia centrato i primi quattro posti, la società ti ha detto chiaramente che da oggi in poi quello è il tuo obiettivo. Aspetta. A quello puoi competere. Aspetta. Più che dirtelo. Aspetta. Gabri, rispondi tu. Aspetta. Te lo dico loro. Aspetta. E allora, se il mio obiettivo è quello, non c'è bisogno dell'allenatore più pagato della Serie A. Ma lui bravo, Gabriele. Basta anche uno... cosiddetto di secondo piano, sempre che Allegri sia un allenatore di primo piano. No, ma questo lo pensi tu. Ma il punto chiaro no, è la verità. È che tu bastava stai Pirlo, pensando Andre, bastava a una Pirlo. Juve che a detta della tua stessa società non ha più gli obiettivi che tu hai in testa. Certo. Non li ha più. Bene, vendere e si sta allora. Vendere. Oh, vendere. Guardate qua che partita vendere. C'è. Real City. Allora, la comparazione di quote. Betway 2,77. Star Casino, cosa fai? Dei buoni 2. 2,75 Stracasino, 2,80 Sisal, X3,40, 3,55, 3,56, 2,34, 2,32, 2,32 Stracasino, 2,35 Sisal, De Boni, 2. 2. Gol di Kevin De Bruyne. Rodri. Dai, è finito. Manu. Io dico X. X. Baldi sta dormendo. No, ma in realtà sto leggendo un grande pezzo sul cinismo, a lui non ne frega nulla, ma a me mi interessa. A me frega meno che lui. Fatto male Van Aert. Ma chi se ne frega? Ma importante, c'è come finisce la Parigi-Roubaix. Mettimi come finisce la Parigi-Roubaix. Vedo se Tagliagambe ha scritto l'articolo adesso. Allora. Tagliagambe vivo, Sì, lotta con noi, certo. Quest'anno io mi allineerei ad Andrea De Boni come pronostico. Ma l'anno prossimo, cioè, arriverà Mbappé, che arriverà Jimi Hendrix, sì. Sarà tutta un'altra musica. Jimi Hendrix è un'altra musica. Dai, Manu. No, però dall'anno prossimo sono d'accordo. L'anno prossimo il Real sarà. Qualche messaggio. Allora. Mbappé, Vinicius, Jimmy e poi metti con Miretti, Rugani, Alessandro. Fai leggere la mano. Allora favore. C'è Dennis che ci scrive: vi ricordate il pistolero del Milan? Dice Dennis: vi ricordate il pistolero del Milan? Zirkzee potrebbe fare la stessa fine. Vlahovic, tutta la vita. Infatti, ha fatto la fine. E poi ancora Locatelli, Chiesa, Vlahovic. La Juve li ha presi dalla Fiorentina e Sassuolo. Uno del Real Sociedad. Zubimendi o Merino, alternative Dani Ceballos dalla Lazio, Guendouzi, perdonatemi. Sì. E poi ancora, secondo me non arriva e comunque sono d'accordo con il Viola su Vlahovic. E poi un altro telespettatore che dice: a Bologna non hanno aspettative, ma Viola vi prende per il culo e me ne frego di YouTube stasera. Scusami se ti interrompo, vi prende per il culo, è stato la fare migliore della sua vita. C'ha 80 milioni in saccoccia che se li continua a contare come i benzinai. Ma scusa, ma se ha comprato Cabral e quell'altro babacchione. Abbiamo comprato Cabral. Mangia ancora Cabral. Sì, Cabral. Chi era quell'altro attaccante? Ma io ho preso per lui. Su che cosa si è preso Caglion? Ma però chi è che ha preso Cabral? Cabron, chi l'ha preso Cabron? Cabron nessuno. No, Cabron l'abbiamo rispedito. Sto scherzando, ovviamente. C'è Fabio, interista, che chiede appunto a Dario: per l'esuberante tifoso Viola, quando rivedremo uno scudetto a Firenze? Quando mai, il Fiore diventerà mai, Viola? Mai, perché siamo sempre... No, scusa, aspetta. Devo leggere... Firenze ci sono i Cantella, che come lui sono sempre più vicario. Allora, aspetta. C'è Mauro Pattaro che dice: quello Vati, io mi sono iscritto volentieri su YouTube. Ma mi pare si cazzeggia e si parli poco di calcio. Mia impressione. Guarda, Mauro. Quattro ore che parliamo. Ma veramente? No, aspetta, posso rispondere. Mauro, la colpa non è nostra. Te devi andare da un signore che si chiama Gianni e di cognome Infantino, che mette la pausa delle nazionali durante la pausa saliente del campionato. Bravo. Cioè, tu hai visto una partita delle nazionali? Bravo. Ce ne frega qualche cosa? Si fanno male solo i giocatori. Quindi
Perché? Meglio mangiare i popcorn durante la trasmissione. Popcorn. Giovanni, ma chiedo, ma Vinicius, ma Vinicius dove giocherà? Ma i popcorn? Dove giocherà? Ma bellissimo. Andrà via, ma che andrà via Vinicius? Gli ragazzi, sta uscendo insieme. Non solo la cadenza, gli sta uscendo proprio il dialetto. Sì. Parlate di calcio o cazzeggiate e basta? Ma abbiamo parlato tutto il tempo di calcio, ti voglio bene. Non incontrate Cantella, lo sentivo perfettamente che non ha paragonato Zirzia Vlahovic, sempre dalla parte di Chantel. Ti ringrazio, ma non mi permetterei mai. Il vero titolo che dovrebbero fare da queste parti è: Gravina, quando è che ti dimetti? Perché hanno letto la prima pagina di Tutto Sport. Baldi numero uno, insegna Cantella come si tira. Roberto Isippato. Certo. Ma non lo porta allo stadio con me, tranquilli ragazzi. E voi, scusatemi, che vi definite tifosi della Juventus, ma non ce la fate a capire che la Fiorentina non c'entra un cazzo con la Juventus, con tutto il rispetto per la Fiorentina, no, per il mio amico Dario Baldi. Assolutamente. Non c'entra niente. Noi siamo una squadra e voi siete una dovreste società. Essere voi, ma non ci arrivate. Cioè, dai, non ci arrivate. Una franchigia siete. Due meme, poi mano ancora qualche messaggio. Ci arrivate. Cioè, voi pensate, vediamo. I tifosi dei Los Angeles Lakers, con tutto quello che hanno vinto, non lo so, si mettono sul piano dei Toronto Raptors. Che hanno vinto, però sì, che hanno vinto una volta per sbaglio. Però dillo, e non sanno manco come cazzo. Però dillo, la settimana prossima si ricambiano perché vorranno prendere conti piraghi di contropiedi. Guarda, lo sa quale sarebbe la mia grande soddisfazione, oltre a vincere la Coppa Italia insieme a te a Roma, sì, accanto a te, con te che tifi per la Fiorentina, vincere a Torino con un gol di piraghi sul rigore. Ma io te l'appoggio. Di battuta. Tu sei, guarda, continua a mangiare i popcorn. No, stavo leggendo un bellissimo pezzo di Riccardo Signori, sentenza educativa per il calcio spettacolo. Leggetelo domattina, c'è stamani. Ho lavorato con Riccardo Signori, persona bravissima. Via Loris Batacchi, guardati qua dove sei, Baldi. Mamma mia, ma che bello! Perché poi? Ma perché sì, perché c'hanno ragione. Perché, raga, io vi dico solo che De Boni si è stanato / si è addormentato. No. E poi questa è la conversazione tra Baldi e Cantella. Vediamo. Baldi dice a Cantella: ma ti ascolti quando parli? E Cantella: io mi ascolto sempre quando parlo, è uno dei piaceri della mia vita. No, scelto, no, è bellissimo. Certo, Basinga, bellissimi. Quindi De Boni, per te a Pioli va o viene? Va, se ne no, va. No, guarda, io ti volevo dire una cosa su Pioli adesso. Se tu tante cose mi vorresti dire. No, parlando del discorso di... è che io non credo, come sto leggendo in giro in questi ultimi giorni, io non credo che sia legato ai risultati. Cioè, io sto leggendo da tante parti il discorso se Pioli vince l'Europa League. Ma tu dici che è cambiato un po' il vento? No, io credo che sia un discorso diverso. Io credo che se lui deciderà di cambiarlo sarà per una scelta a prescindere dai risultati, ma sia una scelta dovuta, diciamo, più per dopo un ciclo, alla chiusura di un ciclo di tanti anni, con magari Ibra che vuole andare su un allenatore che magari preferisce per eventuali mosse di mercato e compagnia bella. Concordo appieno, perché se rimarrà invece altrettanto sarà per una scelta a prescindere che ma secondo te rimarrà o non rimarrà? Perché per settimana scorsa ho detto di no, a prescindere. Per me non rimarrà, sarà sicura, però non è legato alla Coppa. Per me non rimarrà, non è legato a nulla, non è legato. Io sono convinto, però se dici così e va via sicuro, perché le parole di, me le ricordo bene, sì, le parole cardinali, ma infatti secondo me la cosa strana è che siamo, cioè, purtroppo secondo me si è messo, cioè si è dato poco risalto a delle parole che in realtà per me sono state veramente molto dure, soprattutto visto il momento della stagione. Esatto. Cioè, quello a me sembrava un ben servito, bello e buono. Non so perché, ma se sto parlando non posso venirli a leggere. Cosa c'è? Baldi, le popcorn sono tutta un'altra cosa. Sì, vabbè, ma senti cosa scrive dopo Paolo. Ah, non vi leggo la prima parola. Chi è che nel naso ha scaracciato adesso? Cantello. Chi è? Cantello. Ma però, che hai detto che sono, ma almeno sposta, ma almeno sposta il microfono. Ma ragazzi, ma come ragazzi, ma veramente l'hai mandata in diretta mentre ti soffiavi il naso? Ma che dovevo fare, ragazzi? Ma, oh, mamma mia. Cioè, volevo dire una cosa. No. Stai zitto. No, scusa, avessi tirato un proiettile da una parte dove non batte il sole, okay? Dire, c'è, questa, c'è un telespettatore che ci scrive. Ma io stavo provando a fare un discorso. No, fa niente, dire con questo. Da calcissimo ci scrive una parolaccia, ah, sì. Il passo è breve. Anche Civoli è scappato perché ha capito che siete una specie di corrida, dilettante lo sbaraglio. Domani sera vedrai chi c'è ospite. Ma chi è esattamente? Stavo per dire una parolaccia. Comunque domani c'è Civoli, per il nostro amico, diciamo. Certo, non capisco, certo, non si può Civoli. Essere alti e bassi, sì. Bassi e alti. Se vuoi venire pure tu a fare la corrida con i dilettanti allo sbaraglio, vieni qua che poi vediamo. Ma questa è una minaccia. Non diri questo minaccia. No, io stavo finendo un discorso su Pio, però ragazzi, torniamo un attimo sul discorso, però.
E il discorso Pioli, secondo me, veramente non è legato ai risultati, anche perché, se vi devo dire tutta la verità, non avrebbe senso imporre a Pioli la vittoria dell'Europa League per la permanenza, per un motivo molto semplice, perché sulla carta, secondo me, c'è una squadra che è favorita rispetto al Milan, che è Liverpool, che ha qualcosa in più. Pensavo la Roma. Quindi, se il Milan dovesse uscire con Liverpool, normale, in semifinale potenzialmente non possiamo dire Pioli merita di andare via perché non ha vinto l'Europa. Ma neanche stagione fallimentare, secondo me. Non lo so, quello è già un po' diverso, perché per me, vedi, io su questo sono un po', la penso un po' diversamente da te. Io penso che la vittoria eventuale dell'Europa League salverebbe sarebbe molto un plus, secondo me. No, per me secondo me già il secondo posto sarebbe tanto. Salverebbe la sua uscita, no, comunque... io dico che salverebbe la stagione. Ok. Perché per me la stagione, di Pioli, la stagione del Milan, è insufficiente. Secondo me no, secondo posto è perfetto. Dipende come. Secondo posto perfetto, poi Coppa Italia, vabbè, Dario, lasciamo fare. Personalmente io ritengo io penso che il secondo posto può andare bene, il fatto che però tu non sia mai stato neanche lontanamente in lotta per provare a vincere il campionato sia un aggravante. Però sul girone di Champions riconosco che il girone era molto complicato, ma allo stesso tempo, se lo ha passato una squadra come il Borussia Dortmund, che secondo me non ha niente in più del Milan, poteva passarlo anche il Milan, questo è il mio parere. E quindi l'Europa League, che ci arrivi non perché tu sei partito dall'Europa League, ma ci arrivi perché sei stato eliminato ai gironi di Champions, se vieni eliminato da tutte tranne che dal Liverpool, è un mezzo fallimento. Questo è un parere mio, quindi secondo me non bisogna valutare Pioli sui risultati, bisogna valutarlo sul lavoro fatto, a prescindere dal risultato di questa stagione, e pensare se si ha voglia di continuare con lui oppure no. Forse, io dico forse per me, ma vale quello che vale, forse al Milan è arrivato il momento di cambiare e rinnovare un po' anche il progetto tecnico. E a proposito di questo cambiamento, no. Ah, cosa arriva? La pubblicità? Pubblicità, torniamo tra poco, purtroppo. Ma poi la volevo mandare io la pubblicità. Ah. Con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Se ti viene fame al lavoro, con gli amici o in famiglia, entra nel mondo gastronomico di Glovo. Piatti salutari, locali, asiatici e molto altro, con promozioni ogni giorno fino al 50%. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e tutto ciò che vuoi, e ricevilo in pochi minuti. Siamo a scegliere la casa dei tuoi sogni. Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per noi non è un semplice gioco, è emozione, passione, divertimento, lacrime. Per noi è massima espressione del talento. È arte. È esigente, ma alla fine premia tutti. Non solo chi ha segnato una rete in più, ma anche chi ha emozionato più degli altri. Zeus, ambiziosi e sognatori dalla nascita. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Les filles, les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien de normal. Il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Ti aiutiamo a scegliere la casa dei tuoi sogni.
Sì, perché noi di Tempo Casa abbiamo a cuore i sogni di tutti, anche dei clienti del futuro. Tempo Casa, ed è già casa. Fermi tutti, ma il mutuo? Ci pensa più Mutui Casa. Per noi non è un semplice gioco. È emozione, passione, divertimento, lacrime. Per noi è massima espressione del talento. È arte. È esigente, ma alla fine premia tutti. Non solo chi ha segnato una rete in più, ma anche chi ha emozionato più degli altri. Zeus, ambiziosi e sognatori dalla nascita. Reflusso gastrico? Trio Digeracid Reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio Digeracid Reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, Trio Digeracid Digestione. Tre azioni in una sola bustina. Nel pesto Tibullio scoprirai una consistenza imperfetta, ricca di contrasti come la terra a cui si ispira. Rocce ruvide come grana padano, colline delicate come foglie di basilico, contrasti che sentirai con la nostra pestatura rustica, ispirata a quella al mortaio, per un pesto delizioso. Tiguglio, deliziosamente imperfetto. Baldi, giovani, allora, buonasera dei buoni. No, io ho finito. No, tu puoi anche togliere il microfono. Io ho finito. No, no, è un piacere avere per una volta Andrea Bestia. Ma dai, rimani Andrea. No, ma rimango, rimango. Fallo per me. Seguo, no, no, seguo. Ci chiedono se lunedì ci sarà pure calcissimo. Sì, sì. E Pasquetta. Sì. Però purtroppo non è Pasquetta. Io non ci sono, abbiamo un calendario alternativo. Io vi, sì, dico, io vi dico addirittura che sarò in collegamento da San Siro. Perché gioca. No, non sei da Roma. No, no, sono in collegamento da San Siro. No, ci siamo io, Cantella, la Fruscio. Io sì, quando sarebbe bello collegarsi dove sono io a fare il collegamento. Rivani abbiamo trovato. Sì. Si erano andati gli scappati di casa, Crivelli. Posso collegarmi anche io da casa di mio suocero. Voi vi rendete conto? No, post Inter, bello. Voi vi rendete conto che noi ci tocca lavorare perché hanno messo l'Inter, cioè, tutti il lunedì di Pasquetta. Io martedì andrò a Torino. Lunedì di Pasquetta. Ce l'hanno detto, giovedì sarà allo stadio. No, martedì. Come martedì? Martedì, Juve-Lazio. Juve-Lazio. Fino alla fine. È festa. È festa. Ma posso dire una cosa, sarà Andrea? Vai a Torino, martedì, l'hai detto tre volte. No, vai a Torino. Martedì andrò martedì a, Torino, a Torino e mi porto dietro Crivelli. Come un cane. Già. Ma cosa c'entra? No. Niente. Me lo porto, me lo porto. Gli ho chiesto se voleva venire con me. Ha detto, ma scusa, sì, ma martedì. Ma ragazzi, ma io gioco giovedì. Scusa, ma la Juve gioca giovedì. Lo sappio. Non lo so, io non lo so. No, il 2. Il 2. E il 2 non è giovedì? Non lo non so, è martedì? Non interessa. Va bene. Martedì. Va bene, non ci interessa. Comunque, festa e vanno in onda, sì, caro, fino alla fine. È festa e andiamo in onda. Saremo, cioè, lavoriamo perché giocano. Esatto. Allora, e a proposito di gioco, caro mio De Boni, guarda, beccati questo. No, non me ne frega si parte niente. Così, no, non te ne devi fregare. No, ma non me ne frega niente di sto. Cos'è sta roba? Dai. Questa è bella. Allora, spiega Dario. Questo è un film bellissimo, è un film di un grande regista. Quello che vedete cos'è? Cosa vedete? Scusa regia, Federico, fai qualcosa di interessante, dai. Che cos'è quella roba lì? Fallo vedere. Mostralo, grazie regia. Quello è un microfono. No, è un il microfono, un accampamento. No. Marte. Non è un accampamento. È un camping. È un villaggio. È un villaggio. È un okay. Film. Scusa. Degli anni 80. Paolo Villaggio, dai. Ok. Io dove sono nato lo dico sempre. Non a campi di no, lì ci vivo. Al karaoke. Ma che cazzo di città è karaoke? Sono nato in una città dove. Fa, guardami. L'attore. L'attore di questo film, insieme a Paolo Villaggio, ha vissuto il resto della sua vita. Vi dico, è un attore premio Oscar e io sono suo concittadino. Abbastanza. Paolo Villaggio è un attore che è nato nella mia città, che non è Firenze, ma è vicino. Il guardone, sì, di Firenze. No, no. Selvaggi hanno scritto. Vediamo, no. Vediamo. Roberto qui anche Benigni mi ha detto qualcosa. Bravo.
Roberto Benigni, ma scusa, ma così. Perché come in dissenso, no. Selvaggi hanno scritto, no, è un film degli anni 80, il villaggio di Pacini, no, come i testimoni protetti, no. Sì, no, è vero. Perché il microfono, quando io parlo nel Benigni microfono, cosa metto dentro il microfono? Se io parlo nel microfono, la voce, ecco, è la voce del dissenso. No, è la voce di Tende Bertoni. Ragazzi, è la che voce di qualcosa con attori Paolo Villaggio, ragazzi, e Roberto Benigni. La voce della luna, Franco. Oh, grazie Franco. Bravo, okay. Franco. Due, De Boni, questo te lo becchi tu. No, a me non me ne frega niente. No, guarda. Questo ti riguarda. Mio preferito. È un film facile. Allora, facilissimo. Film anni 80-90. I tre pelati. Ma no, che tre pelati? Perché Lollobrigida non è pelato. Scherzo, dai. Sono il ministro Lollobrigida, il ministro Rosetto. Salutiamoli. Allora, Guido Rosetto. E anche l'allenatore della nazionale italiana, Luciano Spalletti. Il buono, il brutto e il cretino. No, ragazzi. Gelo. No. Allora, quando Spalletti scende in campo, canta una cosa. Gli altri due appartengono a quella cosa lì. È facile il nome del film. Italia. Oh! Bravissimo. Cioè, chi è stato? Quello perché che. Allora, Paolo. Il partito e ha fatto vedere Spalletti. Io non sto facendo. Ma tu stai sogghignando, però. Perché ancora non ha visto lui. Tre uomini e un bebè avevano scritto. Hanno scritto Man in Black. Pelati on the road, l'allenatore nel pallone, la voce di Scandicci, no. Tutti gli uomini del presidente. Cos'è sta roba? Perché c'è un velino? Oddio, cos'è? No, vediamo. Dai, è una canzone? No. Allora. No, io mi vergogno, ragazzi. È una canzone. È una canzone. È una canzone molto famosa di un cantatore italiano che si chiama Come quel piatto di pasta lì, perché quelle sono le fettuccine alla basta alla... Nel testo della canzone c'è: è colpa di fettuccine perché è andata un quello la è è colpa di Alfredo. Ma dai, non è colpa di Alfredo oggi. Vabbè. Dario, bravo, sì. È colpa di Alfredo. Cavolo, non mi dai soddisfazione. È colpa di Alfredo. Beh, una l'ho indovinata. Adesso è bellino perché si chiama Walter. So, cos'è questa roba che ha fatto Cantera? Una spremuta con l'avventura? Scusami, che questo è un film. Ah, vabbè, facilissimo, però. Dai, ma questo l'ho indovinato io. Facilissimo. Che cos'è quello? Non è che non hai fatto la seconda parte. È sennò... un film, Gabri? È un film. Allora, che vediamo chi è quello, Manu. Che succo è quello? Lace. E quindi cosa sarà? Ah, è Sventura. Cavolo, grazie, perché sto imparando a risolvere. Non sto imparando, io penso che sia più cazzata sta roba. Dici però, che non sto imparando. Non era una roba dai, così difficile. Cos'è sta roba, Cantella, che ha fatto un'autostrada con la stella? Tutti quanti, anche Axel, Boretto, Bruno. Questo è facilissimo. È una canzone. Ah, vabbè. Ah sì, io la so, però non dico niente. Questo è facile. Dai, su ragazzi, vediamo via WhatsApp. È un masterpiece. Masterpiece del rock la anni 70. È l'autostrada. Non per le stelle. Dai. Non è per le stelle. Comunque c'è chi aveva scritto Arancia Meccanica. Arancia Meccanica. Vi do la soluzione o c'è qualcuno calmo. Che aspetta un attimo, qualche secondo. Il soldato di Ventura te l'ho scritto. Highway Star di Purple, bravo. Figli delle stelle ci hanno scritto. No, Autostrada Kazaka. Starway Kevin. No, scusa, perché Kazaka? Perché ne so io. Non lo so, raga. Per le stelle. Questa la sa anche De Bonis. Chi erano i Brothers of Destruction? Allora, questo è facile. Facilissimo. Oddio, io De non Bonis la so. Non sta più parlando. Si rifiuta. È schifato. Non è più il mercoledì della mia vita, perché così sta zitto per un quarto d'ora. Ma no. Chi so come no. Ma se ti ha interrotto sempre, ti sei arrabbiata con lui in pubblicità, le quasi promesse. Ma solo stasera, non lo so, stasera era un pochino così. Chi sono i portatori della istruzione dei buoni? Matto Jeff, Eddie Ociavo, Undertaker, che okay, questa l'ho fatta per Mitch, per Michele Foglia, che ci richiede sempre, ce li chiede. Certo, sono Undertaker e Kane. Okay. E poi chiudiamo in bellezza. Ce l'ho indovinato. Ragazzi, sì. C'è quella musicale, c'è sempre qualcosa di rap? No, ma ragazzi, ma scusate. WrestleMania è in chiaro. WrestleMania è in chiaro, ragazzi, sì, è la settimana santa. Cosa comprarono i sacerdoti coi 30 denari del tradimento di Giuda? Un vasetto di olio di nardo, 6 once di farina di cereali o un campo per la sepoltura degli stranieri?
Voi la sapete? Secondo me sta scritto nei Vangeli, ragazzi. Io le ho lette, si sono svegliate. No. Io me ne vergogno, ma questo non me lo ricordo, ahimè. Ciao, buonanotte a tutti, forza Juventus, per martedì sarò allo stadio a Torino, ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie Baldi, buonanotte. Ciao Cantelli. Andate a rileggervi i Vangeli e pregate, pregate per le vostre anime, un campo hanno il comprato. Campo, dice Geno. Il campo, bravo Geno. Geno da Cucciago ha vinto. De buoni, grazie. Buonanotte. Pensate, domani è alta quota? Sì. Cantella, domani di cosa si parla, ha detto da voi? Non me lo ricordo. Come non me lo ricordo? Aspetta. Laci, tu di sempre Laci. Laci. Va bene, domani detto Laci, da voi. Ventura. Alta quota 19:30, 23:30, calcissimo, ciao! Reflusso gastrico, trio digeracide reflusso. Controlla l'iperacidità prevenendo i bruciori e i dolori di stomaco. Trio digeracide reflusso. Fai pace con il tuo stomaco. E in caso di cattiva digestione, trio digeracide digestione. Tre azioni in una sola bustina. Ma che cosa? Ancora? Ok, è chiaro, è chiaro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Sock. Honey, my sock. Totti! Totti! Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati alla riunione di redazione. Ovviamente tanti aggiornamenti riguardo al post assoluzione di Acerbi, però vado subito a presentare ovviamente gli ospiti con noi in riunione, colleghi. Vado da Andrea.